con lui, se no, credo di aver capito l'esempio. Facciamo un esempio contrae il diaframma per non sentire dolore in caso di un calcio, giusto? È così? Contrai il diaframma in caso di colpo per attutire il colpo stesso. No, quando tu lo tiri il colpo. Ah, quando lo tiri? Ma come a tennis, pure a tennis. Vabbè, quello però sono tutti. Urlano. Bravissimo. Il tennis di diaframma, sì. Vabbè, io sono una pippa assoluta, non sono capace di fare nulla nello sport, imparo sempre. La forza e il controllo, lezioni di vita sul tatami. A proposito di urlo, tu scrivi a un certo punto, ora ve lo vado a dire, urlo per tutte le volte che mi sono fatto cucire un taglio a bordo campo senza anestesia, per tutte le volte che ho messo da parte me stesso per continuare a combattere, che ho pensato di essere nient'altro che un campione. Un fottuto samurai chiamato a essere nato due volte. Perché appunto racconti, e questo è l'urlo ovviamente di quando hai vinto per la prima volta, cioè non era una disciplina olimpica il karate. Sì. Appena lo è diventata, lui ha vinto la medaglia d'oro. Sì. Forse abbiamo delle immagini, abbiamo delle foto, non ho capito, non abbiamo la clip delle Olimpiadi. Non c'è la clip delle Olimpiadi, vabbè, non importa. Come l'avessimo vista. Sì, beh, perché dico appunto che sono nato due volte perché la mia vita è stata dedicata tutta a questo sport. È uno sport, oltre ad essere uno sport, è un'arte marziale, quindi che insegna disciplina, rispetto per noi stessi. Eccolo. Questa non è l'Olimpiade, credo, no? Questo sono un po' molto più giovane. Carino. Diciamo, quante medaglie do? Quante campionati del mondiali mondo? Tre mondiali. E poi le Olimpiadi, sì. No, più di così non si può fare. No, però... diciamo, cerchiamo di fare, ancora sto bene, ho 35 anni, però ancora... puoi ancora bene. Competere, sì, beh, sì, così. Sì, sì. E, però diciamo, il percorso non è stato facile, perché poi tu... Perché hai deciso di scrivere una tua biografia? Ho deciso di scrivere, guarda, ci ho pensato tanto, poi mi hanno proposto questa cosa e alla fine ho accettato perché c'è una storia particolare, un po' la sai, no? Da quando ero piccolo che ero in sovrappeso e... A fine di diventare campione olimpico, ti lascio tutto così poi lo leggi e ti vede la mia storia. Però l'ho scritto peraltro per dare speranza e sogni a chi magari non ha la mia forza da solo di reagire a gli insulti e tutto quanto. Parlavamo di bullismo l'altra volta che sono venuto. Tu scrivi infatti, quando ero piccolo in strada mi chiamavano Arancina con i piedi. Ehi, Arancina con i piedi, dove vuoi andare? Mi facevano lo sgambetto. Da bambino non riuscivo a stare fermo, avevo sempre fame di cibo, ma la mia fame era prima di tutto di vita, di riconoscimento, di adrenalina. A 12 anni ero 90 kg per 1,65 m e facevi anche lo sport però. Sì, sì, no, ho sempre fatto, perché papà è il mio allenatore, quindi ero lì. Famiglia di karatechi, eh? Sì, tu sì, si dice karatechi? Karate, sì. Karatechi. Resta uguale. Famiglia di karateka, ok. E, quanti siete in tutto? Siamo sei, adesso più una che c'è la nipotina, okay. Che ci ha stravolto un po' la vita. E questo era Luigi a piccoletto. come sei riuscito a superare diciamo, le umiliazioni che dovevi subire da ragazzino? Questo è utile per tutti da sapere, sì, perché sì, comunque tutti possiamo avere un riscatto, no? Io sono riuscito come? Frequentando la palestra, andando a far sport, in questo caso karate, perché è una cosa che accresce molto l'autostima. Quindi quando poi eri per strada e ti arrivavano questi insulti che sono ancora attuali, no? A tutti i ragazzi capitano, comunque io avevo questa autostima forte che mi faceva guardare, mi faceva male assolutamente, però rispondevo un giorno vedete che diventerò. Ma ci credevi? Assolutamente. Io ho avuto solo un piano A nella vita, non ho mai pensato a un piano B. Quindi quando tu c'hai solo il piano A, prima o poi lo realizzi. Sono voluti 35 anni, 34 anni, però alla fine se l'ho realizzato. Sognavo da sempre, quando mi facevano la domanda qual è il tuo sogno da grande, non ho pensato mai a un'altra cosa, tranne che diventare campione olimpico, il numero uno del mio sport. E tuo papà è stato il tuo allenatore, ti manda questo messaggio, si chiama Anello. Un messaggio. It's not time. Ciao Luigi. Allora, sai, penso spesso a quella stretta di mano che ci siamo dati 22 anni fa in cucina, dove dopo un bel discorso ti ho teso la mano per stringere la tua come due uomini. Tu eri appena un tredicenne. Ora posso dire che quel patto l'hai sempre onorato e rispettato, perché non ti sei mai tirato indietro, ti sei sempre allenato, sacrificando distrazione e divertimenti, io insieme a te. Hai riposto in me la tua fiducia, e ne sono fiero, altrettanto io su di te, e ne sono altrettanto fiero. Questo ha fatto sì che si avverasse il nostro sogno. Sono orgoglioso di te, come atleta, per me, tu lo sai, sei stato e sei sempre il numero uno, ma soprattutto per l'uomo che sei, solare, umile, socievole,
pronto sempre a dare un messaggio chiaro ai giovani di oggi. Abbiate fiducia e rispetto per voi e per il prossimo. Ti voglio bene e ti saluto sempre a quella maniera che tu ben conosci. Buon conosci. Ti sei emozionato un po', un po' sì, te le dice queste cose, no, papà? Ora si sta un po' invecchiando, con la nipotina già lo vedo tutto diverso, però è stato un uomo sempre tutto di un pezzo, perché comunque la vita l'ha portato a essere così. Per me comunque è stato sempre il mio idolo, il punto di riferimento da seguire. E fu lui a dirgli 22 anni fa, il papà, che era un campione anche lui, o ti metti in testa che questa cosa la devi fare seriamente, oppure è inutile che la facciamo, no? Diciamo non proprio così, ma ha lasciato scegliere, dice può farlo come passione, hobby. Se vuoi diventare, come dice, il numero uno, devi seguirmi in tutto e per tutto. E tu ti sei affidato. E ho detto sì, e sei andato. Perché mi sembrava facile. Poi ho capito cosa voleva dire così. Non era così facile. Che cosa voleva dire? Fare parecchi sacrifici. Ovviamente non li chiamo sacrifici, sennò la gente si spaventa. Ho scelto di fare quell'atleta. Quando scegli tante cose. Lì non c'è le anche il rapporto col cibo, no? Che ovviamente dovrai. Certo. Cioè, io faccio le categorie di peso, 75 kg, pesi medi. E quando faccio le gare ora sono 81-82 perché quindi devi dimagrire, sei gare. Grasso adesso, pensate adesso sono che grasso sì, brava. No, poi c'è, nel libro c'è anche questa cosa che devo dire, vi devo leggere, perché ad esempio succedeva sempre pure a me quando eri bambino, no? Quando ci dividevano in due squadre per giocare a calcio, io venivo sempre scelto per ultimo. Che è una roba terribile. Sì. Succedeva con gli amici, tutti i bambini in fila, i capitani pescavano a turno i giocatori, alla fine rimanevo solo io. Perché la mia stazza mi rendeva diverso, il diverso andava sbeffeggiato, preso in giro, umiliato, scartato. Quale modo migliore del resto per unire un gruppo di bambini scalmanati e senza regole e offrire loro qualcuno contro cui rivalizzarsi? Ma questa, diciamo, anche umiliazione che avevi subito da bambino, non l'hai completamente scacciata o c'è qualcosa che è rimasto nel tuo sentire? No, completamente scacciata, mi faceva arrabbiare, però sta rabbia l'ho usata come riscatto, in modo positivo. Ancora oggi quando mi sfidano in alcune cose è una motivazione grande, quello che appunto accende quella fiamma che ogni tanto si placa un po'. E tu citi questa cosa appunto del riparare le ceramiche come fanno in Giappone, no? Che le ceramiche non vengono mai... guarda, ce la racconta Recalcati, Massimo Recalcati, va così. Loro. Ce la racconta loro, meglio Kintsugi. Di come potrei raccontarla io. Kintsugi si chiama questa arte giapponese, fine del 1400. Un mandarino molto ricco, per errore rompe uno dei suoi vasi più preziosi. Disperato, si rivolge a un vecchio artigiano chiedendo di rimettere insieme il vaso. E il vecchio artigiano non punta a ricomporre il vaso così come era prima della rottura. Lavora sulle crepe del vaso. E anzi, ci lavora così bene, così tanto, che le dipinge d'oro. E dunque i vasi del Kintsugi hanno questa forma per cui al posto delle ferite appare l'oro. E l'oro tiene insieme il vaso. Trasformare la crepa in qualcosa di prezioso. Non lo si poteva dire meglio, grazie a Massimo Recalcati, le citi anche tu queste ferite, no? Sì. Rinsaldate. Sì, sì. Beh, questa è una cosa, comunque il credo giapponese, la filosofia orientale, e quindi è una cosa buona, no? Uno magari dice la ferita resterà per sempre, invece loro dicono la ferita c'è perché comunque tutti nel corso della vita, no? Ce l'abbiamo, abbiamo ferite. E dobbiamo valorizzarle, e invece non nasconderle. Questo sono, cioè, come magari dice, no? Il guerriero che va in guerra, per citare, è fiero delle sue cicatrici, no? E queste cicatrici ti rendono più forte, cioè ti fanno affrontare la vita in modo più consapevole e più forte di prima. E questo è quanto di più bello ci potessi consegnare. Allora, aggiungo quest'ultimo punto del libro che riguarda appunto la tua parte femminile, che la tua mental coach ti ha fatto scoprire, ed è molto bello sapere che, diciamo, per realizzare e diventare dei grandi campioni hai dovuto lavorare pure sulle tue fragilità, no? Sì, quindi... ovviamente. Poi alla fine quando mostri le fragilità sei veramente forte. La parte femminile c'è un discorso fantastico che lei mi fa, lavoriamo sulla parte femminile. Io la guardo e io dico, ma mi stai vedendo la parte femminile? Cioè, mi chiamano il gorilla di Avola. E poi invece la parte femminile è quella parte, bene. È quella parte creativa. Lei mi fa, vuoi essere più creativo, vuoi essere più fantasioso, più sensibile. E quindi dobbiamo lavorare su questa parte, no? E poi è stata una scoperta fantastica. Quindi, grazie davvero Luigi Busà, la forza e il controllo, lezioni di vita sul tatami. È stato un piacere tornare a ospitarti. Grazie a voi.